Turismo è cultura, un marchio di fabbrica che l'assessorato al ramo ha voluto imprimere sulle proprie politiche sin dall'insediamento del nuovo governo regionale, perché le due parole non sono legate, rappresentano un medesimo concetto, un ambito spinge e trascina l'altro ed entrambi muovono l'economia oltre che le persone. L'obiettivo dell'assessore Vincenzo Cotugno è proprio questo, portare in Molise gente da fuori. Come fare allora? Sponsorizzando e sostenendo con dei fondi ad hoc manifestazioni importanti disseminate su tutto il territorio e ideate da enti e associazioni. Sono 61 i progetti che risultano vincitori del bando pubblicato dalla regione, che ha ottenuto tantissimi riscontri, sinonimo del fermento che c'è tra la popolazione e della voglia di organizzare eventi di spessore. All'auditorium GIL di Campobasso la presentazione con in apertura la proiezione dello spot che girerà sui media locali e che dona un affresco delle bellezze del Molise. Luoghi che diventeranno il teatro di tante iniziative, tra quelle prescelte le Traglie di Jelsi, Molise Cinema, gli appuntamenti dei poli museali e tante altre manifestazioni ideate da Proloco, associazioni musicali e culturali. La commissione, squisitamente una commissione tecnica con criteri oggettivi del bando, ha avuto un grande affare per selezionare i 61 su 161 eventi, che sono convinto che daranno la possibilità ai residenti, ma ai tantissimi visitatori, ospiti della nostra regione, i turisti che saranno presenti sulla nostra regione, di poter trascorrere da qui a Natale belle serate, belle giornate, con grandi eventi che veicoleranno la nostra regione proprio fuori dai confini regionali. Il programma Turismo e Cultura è finanziato con risorse del Patto per lo Sviluppo, soldi pubblici che secondo il governatore Toma non possono bastare. La cultura produce PIL, devono crederci anche i privati, il suo appello. 1.600.000 euro di finanziamenti per le manifestazioni candidate, purtroppo ce ne sono altre che non sono rientrate in questo finanziamento, ma soltanto per un fatto di poca copertura. Speriamo di trovare altri fondi e speriamo che i privati in questa regione comincino a capire che la cultura richiede anche sovvenzioni diverse da quelle pubbliche.